Salve gente, sono Larus, come qui su Rom 2 Total War con i nostri ateniesi. Nell'ultima puntata abbiamo fatto la grandissima e onorevolissima battaglia di non mi ricordo come. Credo la battaglia di Dimmidi, sì. In cui abbiamo perso praticamente quasi tutto l'esercito della paura di Deimos. E abbiamo anche perso il nostro capofazione e più grande generale, Basileios. E anche in una maniera abbastanza epica. Il deserto ci aveva distrutto e siamo arrivati qui senza truppe praticamente. E hanno dato quel tocchettino e ci hanno fatto cadere. Adesso voglio riorganizzarmi. E il mio piano è... Ah già, no, dimenticavo. La parte scorsa del video è stata messa a metà su YouTube. Perché praticamente c'è stato un bug di registrazione, non potevo risolverlo, ho tentato in vari modi, però il danno era fatto, quindi non ho potuto fare nulla. Praticamente in questa metà di video che cosa è successo? I Getuli mi hanno attaccato a Napoli, hanno fatto un'invasione, è stata ridicola, erano tutto un esercito di frombolieri, è stata una delle battaglie più stupide che io abbia mai visto di Rom 2. E non sto scherzando. E comunque, e adesso spero di non farne un'altra, perché sicuro mi riattaccheranno. Però spero di no, cavolo, hanno fatto una battaglia veramente orribile. E il mio piano adesso è fare una linea di difesa qui in Africa, in questo passaggio, in modo che così se il nemico vuole attaccare qui ha un buon esercito che blocca la strada. E intanto questo esercito su mare, i figli di Tiche, lo manderò a Cagliari. E prenderò Cagliari. E da qui, poi dopo, passerò e prenderò Yol. E andrò verso Dimmidi. E allo stesso tempo avanzerò anche con l'esercito della Furia di Atena. Quindi, vediamo un po' come fare. Partiamo subito. Il prossimo turno dovremmo arrivare lì. E volevo reclutare un esercito qui a Napoli. Comunque io non voglio fare questa un'altra battaglia ridicola, veramente, perché è stata una delle battaglie più ridicole che io abbia mai visto su Rom 2. E io ne ho fatto un po' di battaglie di Rom 2. E veramente, ve lo assicuro, è stata una battaglia brutta. Tanto voglio portare questo esercito dei campioni della vittoria, o i campioni di Nike, qui in Italia. Che è sempre meglio tenere un esercito in Italia, non si sa mai. Intanto io sto facendo qui un altro esercito per controllare l'Atenai, che si stanno per ribellare oltretutto. Qui voglio fare altri picchieri, 4 possono bastare benissimo, e poi dopo aggiungerò qualcos'altro. Ho già fatto la fortificazione qui in Africa. 9, facciamo la fortificazione. Ehi. Ah, non posso. Perché mi sono già mosso? Che palle. Allora facciamolo un po' più qui, la fortificazione. Però il turno successivo. Sì, direi tenermi un po' i soldi da parte. E intanto, quanti eserciti posso schierare? Ancora 2. Più che altro qui voglio schierare una nuova flotta. Ok, questo. E qui voglio metterci peltasti, perché no, i peltasti sono ottimi. Devo aumentare tanto sulla flotta, perché anche se faccio schifo, una buona flotta mi può aiutare per il dominio del mare. Ricordando che tutte le nazioni più grandi al mondo, ovviamente prima hanno dominato il mare, prima di dominare il mondo. I romani sono stati i primi, tipo Roma non poteva diventare impero senza la conquista di Cartagine, assolutamente. E oltretutto anche tipo l'Inghilterra, vabbè. I respectfully ask for an attack on these people as soon as can be arranged. Sì, posso attaccarli, l'unica cosa è che ho bisogno un po' di soldi. Ehi. 2000. Ok. Io mica vado in guerra gratuitamente, ragazzi. Dovete darmi dei soldi, mica prendo le armi e vado contro un popolo. Sì che farà schifo, però comunque. Ai,
E attaccano via terra. Se mi attaccano via terra è un bel problema. Però tra poco sta per arrivare il mio altro esercito di supporto. Supporto in arrivo. Ah, comunque, hanno annunciato la nuova espansione di Rome 2, Hannibal at the Gates. Annibale alle porte. Che dire, è un... sulla seconda guerra punica, banana. Praticamente è un... un'espansione tipo la Caesar in Gaul. E tipo anche tipo quell'espansione di Shogun 2 e quell'espansione di Napoleon. Quella di Napoleon era Peninsular Campaign, quella della Spagna. E tipo quella di Shogun 2 era l'alba del samurai. Più o meno. Per farvi capire, non è tipo un'espansione grande, grande, grande come lo è stata la Barbarian Invasion per Rome 1. Oppure per Shogun 2, la mia espansione preferita in assoluto, la Fall of the Samurai. E comunque, io avevo idea, se a voi va, di proporre sul mio canale, quando uscirà, una serie con Hannibal at the Gates. Con Siracusa, finirò più o meno questa campagna qui, poi dopo più avanti, oppure in contemporanea. Che ne pensate? Punto interrogativo. Ditemi, parlatemi, siamo qui per questo. Ora, voglio sbarcare a Cagliari. Solo che non lo posso ancora fare. Posso farlo in teoria il prossimo turno. No, tra due turni. Anzi no, andiamo un po' più... andiamo un po' più spediti qui. E poi dopo possiamo sbarcare e prendere tutto quanto. Bene. Qui intanto voglio mettere una fortificazione. Oi, qui mi stanno bloccando. Ecco. Scappate, uomini, dal deserto. Stanno salvando, sono più in... quanti? In 8? Sono in 8! 8 sopravvissuti! Mio Dio, 8! C'è stata una campagna peggio di quella di Napoleone in Russia. Peggio di Borodino. Ah, mio Dio, me le sono prese tante. Più che altro dal deserto, non dai... che babbari. Ok, facciamo tanti peltasti, che sono ottimi, i peltasti. E qui possiamo già avvicinarci un po' di più? No, non possiamo. E ok, qua a Brindisi possiamo fare un centro per schiavi. Facciamo un centro per schiavi, perché no? Perché no? E ok, credo che siamo a posto. Torniamo. Probabilmente il prossimo turno ci attaccherà il computer in qualche città. Specialmente quello in Italia. Dei Getuli. Dei Getuli. Comunque, se volete... ditemi... non riesco a fare un discorso con senso compiuto. Ecco. Se volete che io faccia la... Hannibal at the Gates... anzi, la farò molto probabilmente. Però vi dico solo che probabilmente farò come fazione Siracusa. Non aspettatevi né Cartagine né Roma. Assolutamente. Perché secondo me sono fazioni troppo... sta andando a sud e mi vuole attaccare Cosenza. E qua effettivamente non è che possiamo fare tanto. Quindi facciamo una battaglia automatizzata e poi dopo prenderemo il tutto con l'altro esercito. Abbiamo perso Cosenza. Ah, che peccato. Però è stata una sconfitta lieve. Non so come chiamarla. Sconfitta di misura. Anzi, non sconfitta lieve. Non esiste una sconfitta lieve. Effettivamente. Comunque, molto probabilmente su. Oh, non mi attaccare. Probabilmente comunque, lo ripeto, farò Siracusa. Se volete posso anche fare quelle due fazioni. Non mi ricordo quali sono, gli Arevaci e i Lusitani spagnoli. Però secondo me sembra molto più interessante fare i Siracusani. Oltretutto parto in una posizione molto svantaggiata e potrebbe rendere tutta la campagna molto più interessante. I Siracusani partono tra
i romani e i cartaginesi. Quindi può essere un po' interessante. Tanto i veneti vanno avanti e indietro? Vediamo di prendere Cagliari. Cagliari sembra un insediamento veramente grande. Agli schiavi che vanno un po' in giro. Molto bene. Surplus di popolazione all'Ellas. Abbiamo perso Cosenza. Beh, questo qua lo sapevamo. Però adesso ci vendicheremo. Non ancora però. Dobbiamo prima avvicinarci un po'. E qui invece col nostro esercito dei figli di Tiche. Sbarchiamo. E iniziamo a fare tutto un assedio. Ok, io voglio fare un po' di cose d'assedio. In particolare voglio fare una torre d'assedio leggera. E anche una tartaruga, una tortoise. Che serve per... un ariete per le mura, in poche parole. Ed è ottimo. E dura 4 turni questo... 4 turni questo assedio. Quindi vediamo un po' come va. Tanto qui voi riprendetevi un attimo. Tu vai a Tapsus a difendere, a controllare un po' la popolazione. Poverini. La povera Deimos, un esercito distrutto. E ok. Ora. Ho bisogno del supporto della flotta però nella mia operazione a Cagliari. Questo qua è una flotta? No. Allora... No, 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 aspetta, Andiamo pian piano. Assieme, però. Con le due flotte. E ok. Continuiamo con l'assedio qui e torniamo. Questa guerra con i Masesili si sta rivelando particolarmente complicata, devo essere sincero. Speravo e pensavo che fosse tipo una guerra molto semplice. Però ciò che mi ha fregato. Can you not see? Together our armies could be nigh invincible. The world will tremble before our collective might. Seleucidi. Ma sai che non mi interessano più di tanto. Fare un'alleanza con loro no. Perché vogliono prendere tutta la costa dell'Africa, che la voglio io, la costa dell'Africa, non... La voglio io, serve a me, non a loro. Quindi, nada. Per carità, vi rispetto. Però... Ah, Seleucidi. Il mondo sarà mio, non tuo. Seleucidi. Stupidi. Aspettiamo. Tanto che passano i vari omini. Ehi. Tu che ci fai qui a Napoli? Vuoi prenderla? Devo tornare allora con la flotta indietro. I Nasamoni, che nome stupido. Aspettiamo ancora. Non mi piace tanto aspettare sempre i cambi turni, però intanto... dovrebbero mettere qualche minigioco interessante ai cambi turni, tipo... Non lo so, qualcosa come un lancio della balista. Boh, tiro cose a caso. Tanti veneti vanno un po' avanti e indietro sempre. E stanno portando gli schiavi da me i siracusani. Cosa vogliono fare? Qua ci sono schiavi che vanno avanti e indietro. Senza patria, poverini. Ok. Sì, continuiamo a fare un po' di armi d'assedio. E ok. Tanto. Fermiamo l'avanzata di questa piccola flotta. Anzi, blocchiamola qui, in modo che se deve combattere, deve per forza combattere contro tutti. E andiamo a fare la campagna per prenderci di nuovo Cosenza. Una bella battaglia credo che può andare.
Io voglio utilizzare più che altro questo esercito molto molto veloce. Il mio piano è creare questo esercito qui. Era tutto basato sulla velocità. Infatti sono pliti con Teuros. Gli opliti con Teuros sono particolari e ce l'hanno solo gli ateniesi. Sono molto veloci e infatti hanno questo scudo di legno che li rende velocissimi. E servono tanto 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 per fare manovre a cerchiamento. Infatti volevo spostarmi avanti e indietro, in particolare contro questi eserciti qui, che sono molto leggeri anche quelli del nemico. Può essere qualcosa, attaccare alle spalle, essere veloci quanto loro. Perché spesso con le fazioni elleniche si ha troppa staticità. Hai le picche, stai fermo, non riesci tanto a spostarti. Volevo creare un esercito abbastanza particolare, anche giusto per sperimentare. Non dovrebbe essere proprio tra i più potenti, però vediamo un po' come funziona. Sì, ovviamente gli oppliti credo che siano più corazzati, abbiano più scudo, cioè hanno più difesa con lo scudo, però questi qui hanno più difesa corpo a corpo. Che cosa cambia da difesa scudo e difesa corpo a corpo? Quello con lo scudo serve per difendersi dagli attacchi a distanza. Aspettiamo. Sì, asciutto può andare bene. E ok. Noi, cosa stai facendo? Oh, c'è la telecamera che è un po' andata. Oh, ok, si è ripresa. Avevo i controlli tutti sminchiati. Perché Siracusa apparentemente è un borgo non ellenico? Un borgo, come si può dire? Getulo. Ok. Ora, voglio avanzare con i peltasti messi così. Un po' distanziati uno dall'altro. Così riesco a spostarli molto velocemente. Anche se non ho considerato che sia una battaglia d'assedio. Intanto guardate questi opliti con Teuros, che carini che sono. Hanno questi scudi qui che mi piacciono troppo. Tanto abbiamo anche cavalleria tarantina, che serve un po' per dar fastidio al nemico, e la mettiamo qui. Tanto il generale dietro la nostra armata. E ok, partiamo subito. Andiamo un po' in scouting con queste truppe, con una alle spalle e due qui. Ok, vediamo un po' che cos'ha. Qua ho visto qualcosetta. Sì, non è che sono tutto sto che, guardate, sono messi malissimo. E ci miei soldati. Le forze di vendetta per prendere Cosenza. Che belli. Ok, intanto velocizziamo pian piano. Qua ci sono dei giavellottisti, infatti voglio fare un po' di attenzione. Non voglio avvicinarmi troppo, qua sono messi un po' a caso. Infatti voglio fare attenzione. Forse riesco anche a prendere la piazza senza farmi vedere, ogni tanto capita. Ok. Ora. Peltasti qui, seguiti subito da tutto l'esercito. Ok. Sparate velocemente. Oh, subito dietro voi. Peltasti, sparate pure intanto che ci siete. Ok, fermi. Caricate opliti. Invece voi andate qui, voi due anzi. Double time!
Ok, la state cavando abbastanza bene. Bene, stiamo andando a posto, tutto ok. Stanno ritirando sotto l'avanzata dei miei uomini. Ok, andate al corpo a corpo, cavalleria tarantina. Ok, molto bene. Fatto una carica devastante. Sì, gli Opliti con Teuros resistono e voi indietreggiate. Ok. Arriva il generale nemico della cavalleria nobile della Numidia. E andate subito alla carica. Voi di nuovo partite di nuovo con la carica. E anche voi. Ok, è stata una battaglia molto facile. Se la stanno cavando molto bene i miei Opliti con Teuros. Ok, subito qui. Il generale per un po' resiste. No, scherzavo, non sta resistendo. Caricate tutti quanti. E il generale è rimasto indietro, il mio. Ah, qua arrivano altri tizi abbastanza incazzati. Però lanceremo i peltasti, che possono essere anche utilizzati come unità corpo a corpo. Anche se non sono formidabili, danno il loro meglio. Non proprio meglio, però comunque sanno quello che fanno. Vittoria. Vittoria decisiva, senza dubbio una battaglia facile, senza problemi. Abbiamo perso 138 uomini, in particolare in quest'unità. Probabilmente era quella che avevo mandato contro gli altri... tutto quel... come si può dire... raggrumamento di unità che c'era sulla sinistra. Alcuni sono anche un po' aumentati di esperienza, sono diventati veterani. La cavalleria ha fatto un ottimo lavoro. Sì, bravi tutti. Ci sono certe unità del nemico che non hanno nemmeno fatto un'uccisione. Va. Voi Opliti con Teuros mi piacete, siete molto veloci. Molto, molto. E ok. Non sono nemmeno così tanto potenti questi Getuli sardi, che erano marocchini prima. Marocchini sardi, sardi marocchini che invadono Cosenza. Ok, aspettiamo ancora. Non mi piace aspettare, però dobbiamo aspettare. Cinque minuti di battaglia, molto un blitz, eh? Una vittoria molto facile, anche se loro erano in superiorità numerica, però ovviamente le mie unità erano migliori. Tanto quanto tempo ci mette a caricare?